una grande iniziativa, tra l'altro anche collaudata, direi, perché è arrivata alla sua terza edizione, ma soprattutto con un pregio che non è riservato agli addetti ai lavori, ma si rivolge soprattutto ai giovani, alle giovani generazioni. Ho visto oggi tanti giovani tra il pubblico e questi sono il vero investimento di iniziative come queste, soprattutto quello di guardare al futuro, guardare ai giovani, a coloro che saranno poi, noi speriamo, gli attori un domani del sistema giustizia, del sistema sicurezza. Sia il sistema giudiziario che il sistema così connesso che quello dell'azione delle forze di polizia, della sicurezza in genere, è un sistema che dà risposte tempestive, risposte qualitativamente elevate in termini di efficienza. Laddove si deve migliorare, ma questo forse dipende anche da un'azione più ampia generale a livello normativo, è nel dare alla gente la contezza di queste efficacia, abbattendo la percezione di insicurezza che è ancora molto diffusa nel nostro comprensorio. E diciamo che le cause sono molteplici, è chiaro, magari un certo sensazionalismo di tipo giornalistico a volte fa la sua parte, ma pensiamo soprattutto ai mutamenti ambientali, ai mutamenti anche delle caratteristiche, dei modi e delle abitudini nelle nostre città, nei nostri luoghi, oltre magari a un diffuso senso di impunità per chi viola le regole, insomma. Ecco, ma questo prescinde da quella che è l'azione degli apparati di questa provincia, ecco, che è, ripeto, tempestiva, scrupolosa e soprattutto fatta con passione, innanzitutto con passione professionale e passione civile.